mattino 6 per questo giovedì 9 giugno. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Sant'Efrem e allora ci andiamo a vedere subito la sua storia. Nato nel 306 nella città turca di Nisibis, Sant'Efrem visse un'adolescenza piena di punti oscuri. Ciò che è certo è che si battezzò intorno ai 18 anni. Si diceva inoltre che fosse figlio di un sacerdote appartenente al gruppo dei pagani che avrebbe cacciato Sant'Efrem di casa venendo a sapere della sua conversione al cristianesimo. Morì di peste il 9 giugno del 373 proprio ad Edessa, oggi appartenente al territorio turco di Sanliurfa. E allora per questa giornata da parte nostra l'augurio va a tutti coloro di nome Efrem. Iniziamo a vedere i titoli di apertura dei quotidiani e iniziamo dalle pagine del centro. In apertura si parla del Pescara. È la notte del Pescara, tutti a tifare. Oddo carica i suoi a Trapani per vincere, prenderci la arbitra Maresca. Di taglio basso, ubriaco, uccide ciclista e fugge. Tragedia sulla circonvallazione. Arrestato automobilista. Di spalla, Maiella e Morrone, troppi debiti. Licenziati 59 dipendenti. E poi Viale Pindaro, scomparsi beni all'asta della palestra. A Monte Silvano, l'ex sindaco Cordoma, ora si ricomincia. Di taglio alto, spari contro l'auto, agguato al direttore della motorizzazione. Siamo sulle cronache di Silvi. E poi Pescara, i profughi non vanno più nell'hotel della Riviera. Ora invece vediamo i titoli di apertura del quotidiano Il Messaggero sulle pagine dedicate all'Abruzzo. Anzi, andiamo a vedere i titoli di apertura del quotidiano La Città. Lo affianca e spara per uccidere Silvi, direttore della motorizzazione, sfiorato dal proiettile, caccia al giovane in scooter armato di pistola. A centropagina cinema, il docufilm sul caso Toni Lattanzi trionfa a Catania, l'Elefante d'Oro. E poi riparte la giostra degli scontenti. Teramo sul bilancio, Mugugni dentro e fuori la maggioranza. L'intervista a Chiarini, l'uomo fiammifero, mi ha detto di crederci. Ancora su Teramo, emergenza Ratti, trappole extra in via Capuani. Di taglio alto, Giulianova, blitza al concerto della polizia, denunciati 4 anarchici. Ancora sulle cronache, pirata ubriaco in veste rumena, è stato arrestato. Roseto al ballottaggio, parla Pavone, sicuro dice sono ancora il favorito. Questi titoli di apertura, prima di sfogliare le pagine, come sempre, il consiglio delle nostre stelle. Vediamo. Ariete, gli astri stimolano socievolezza e comunicativa che produrranno eccellenti risultati in tutti i settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, con il partner potrete chiarire serenamente una questione. Toro, tante le piccole questioni pratiche da sistemare prima di poter partire per una meritata gita. E per quanto riguarda l'amore, con Venere, che esalta la sensualità e propone incontri emozionanti, le fantasie prendono forma. Gemelli, giornata molto promettente, tutto fila liscio e gli impegni, affrontati con la dovuta energia, si risolvono quasi da soli. Una passeggiata vi ispirerà pensieri di pace, di felicità. Avrete un inaspettato invito a cena. Cancro, rallentate i ritmi, rigeneratevi fisicamente e mentalmente, correte infatti il rischio di disperdere troppe energie e di commettere errori in materia finanziaria. Buone notizie dal fronte sentimentale. Leone, sollecitati da transiti planetari molto dinamici, riuscirete a mettere a punto alcuni programmi molto divertenti. Non date per scontato una conquista, è vero che siete sicuri di voi stessi, ma un minimo di strategia è necessaria anche a voi. Vergine, la luna si intestardisce contro di voi, ma trova una testa ancora più dura. Potreste sentirvi spiazzati, ma recupererete presto il controllo. Occhio all'alimentazione, evitate cibi grassi e troppo zuccherati. Bilancia, quanti di voi viaggiano, per necessità personali o per altri motivi, in questa giornata avranno delle belle sorprese. Nel corso di un viaggio avrete la possibilità di incontrare persone utilissime.
Scorpione. Se siete in conflitto con la persona amata, sciogliete ogni rancore e mettete da parte l'orgoglio. Per i single del segno, le stelle promettono incontri basati su un'evidente affinità di spirito. Non è tempo di grandi storie d'amore. Sagittario, oltre a non farvi travolgere dai pensieri negativi ed affaticarvi fisicamente, dovrete tenere il più possibile la bocca chiusa perché il rischio di gaffe sembra altissimo. Pensate ad una dieta. Capricorno, lamentatevi se avete coraggio, la luna in gemelli vi stimola alzando il volume dell'umore e regalandovi gioia di vivere. In amore, sorvolate sulle spinose questioni che a volte turbano il rapporto di coppia. Acquario, siete nel cuore di una luna che vi vuole elargire amore e voi sarete consapevoli di riceverne. Una serie di eventi sarà fonte di un certo benessere. Ottime notizie per i single giovani. Un colpo di fulmine vi farà ricredere. Pesci, con la luna nel quarto campo ci sarà qualche scossa, qualche tensione in famiglia. Il contesto richiede un impegno totale e questo vi crea conflitti. Se siete innamorati, questo giorno porterà momenti felici. Passiamo a leggere i titoli di apertura dei quotidiani nazionali. Iniziamo dalle pagine del Corriere della Sera, che apre dicendo: se il PD perde non lascio, Renzi sui ballottaggi, 5 Stelle schierati contro di lui, Napoli indagati, due Dem. E poi l'Olimpiade è un investimento per i giovani, parla Montezemolo. A Rosarno carabiniere accoltellato, uccide migrante. Le pagine della Repubblica, Renzi, se perdo a Roma e Milano non mi dimetto. Lega e Movimento 5 Stelle, pronto l'accordo per i ballottaggi. Voto di scambio a Napoli, due indagati nel PD. Assale un carabiniere ucciso a Rosarno, inferno dei migranti. E poi Regeni pedinato e assassinato per una faida tra generali. Libero, Renzi ha paura delle razze, femmine rottamatrici, quelli che affilano il coltello per farlo fuori. E poi a Rosarno un africano lo aveva aggredito con un pugnale, il carabiniere uccide e stavolta ha ragione. Noi giochi a Roma, Olimpiadi pericolose, più di mafia capitale. Il Fatto Quotidiano, attenti a quei due, Renzi, se vince la Raggi, niente Olimpiadi. Il ballottaggio a Roma si decide sul business del 2024. 5,3 miliardi per gli amici degli amici. E poi 6 indagati, Napoli, voto di scambio, perquisiti i comitati, PD. La fantasia al potere, alla Camera il ministro prevede risparmi e boom del PIL. La Boschi dà i numeri, crescita da 96 miliardi se passa la riforma. Il Messaggero, se perdo non mi dimetto, Renzi dopo i ballottaggi entrerò nel PD con lanciafiamme. Se vince Raggi, addio ai giochi. Secondo turno, patto tra Movimento 5 Stelle e destra, Napoli Dem indagati per corruzione elettorale. Terrore nella tendopoli, migranti, un carabiniere accoltellato spara. Sulla cronaca si parla di Rosarno. E poi salari accessori, sanatoria su tutti i premi illegittimi. La Stampa, ballottaggi, Renzi cambia passo, referendum congelato e se perdiamo non lascio. Emiliano, Movimento 5 Stelle, futuri alleati. Attacco al mercato, morte a Tel Aviv. In trappola il super boss della tratta dei migranti. Rosarno, carabiniere aggredito, spara e ammazza un profugo. Il Giornale, il PD indagato per brogli. Carabinieri nella sede dei Democratici a Napoli, due candidati nei guai per corruzione elettorale. Referendum, nei sondaggi volano i no. Tragedia nella baraccopoli di Rosarno, carabinieri nel mirino dei migranti. Il Tempo, giù le mani dai carabinieri, nel centro di Rosarno militare accoltellato reagisce e uccide un immigrato. Il PM lo indaga come atto dovuto e su internet si scatena il partito antidivise. A Roma verifiche sulle schede in decine di sezioni, a Napoli perquisizioni e due indagati nel Partito Democratico, ci mancavano i brogli al voto. Giallo sul bando del Viminale, nuovo centro d'accoglienza nella capitale. Il Mattino, voto di scambio, inchiesta a Napoli, due candidate PD promettevano lavoro ai disoccupati, 6 indagati, filmati anche gli incontri. Inferno a Rosarno, in 6 anni non è cambiato nulla. E poi l'agguato a Ponticelli, la ragazzina di 15 anni, Ciro, ucciso al biliardino.
Il manifesto Hillary è nella storia, ma Sanders non arretra. E poi Renzi all'ultimo stadio. L'unità Carroccio 5 Stelle da Farage a Salvini a Borghezio, la peggio politica con i candidati grillini. Il nemico è il PD. Il vecchio populista Grillo continua con insulti e falsi smascherati dai risultati elettorali. E poi la dignità calpestata, dramma nella tendopoli di Rosarno, carabiniere uccide migrante. Ora invece torniamo sulle pagine del centro e apriamo il nostro quotidiano dalle pagine nazionali. Le violenze in famiglia, l'aspetta al buio e la fredda con due colpi. Pordenone, Manuel non sopportava la separazione, dopo il delitto si è suicidato, lei è stata sorpresa al ritorno dal lavoro. E poi di spalla il professor Vittorino Andreoli, donne come cose, non c'è niente di più pericoloso. Assistiamo a una regressione nella società, se non ci sarà un cambiamento, il fenomeno del femminicidio non si fermerà. Di taglio basso, strangola la moglie, uccide il figlio e poi si spara, orrore a Taranto, l'uomo non voleva separarsi, la tragedia durante la lite prima di vedere l'avvocato. Emergenza immigrazione, accoltella carabiniere, migrante ucciso, tragedia nella tendopoli vicino a Rosarno, il militare ferito a un occhio, la procura di Palmi ipotizza la legittima difesa. Estradato il boss della tratta di esseri umani, l'eritreo Mered, arrestato in Sudan, ora in carcere a Roma, trasportato dall'Africa 10.000 persone. Politica, dopo il voto Renzi ora nel partito agirò con lanciafiamme. Il premier annuncia di volere una resa dei conti con i suoi oppositori interni. I carabinieri perquisiscono i comitati elettorali del PD a Napoli. Voto di scambio. Berlusconi è giallo sulle sue reali condizioni di salute. Stati Uniti 2016, il duello finale, Clinton in trionfo, storica nomination per la Casa Bianca, per la prima volta corre una donna, ora la sfida con Trump, Sanders non si arrende, Obama lo chiama per convincerlo. Tenace con il fuoco dentro, così ha vinto una carriera perfetta, sempre al fianco del marito Bill anche dopo il tradimento, ora è lei la regina. Abruzzo, regione, tempo di decisioni, tre fronti caldissimi di D'Alfonso. Nuovo consulto dal ministro Delrio per i dossier più controversi nei collegamenti da e per l'Abruzzo. Le prossime tappe, il porto di Pescara, dragaggio, collegamenti e c'è il rebus della diga foranea. L'aeroporto d'Abruzzo, tasse, incentivi, Ryanair aspetta ancora ma per poco. E poi le autostrade per Roma, il piano delle maxi gallerie in nome della sicurezza. Aumentano i ricoveri nelle cliniche private, ma non per i casi gravi. Sanità, la degenza media negli ospedali rimane più alta. Muraglia dice c'è maggiore complementarietà e non è un difetto. Di taglio alto la notizia sui trasporti. Domani gli scioperi, Cerella e a Pescara. D'Alfonso nomina Guido Dezio nel CDA di Tua. Di spalla il forum dell'acqua e NSC, inceneritori, così l'Unione Europea smentisce l'ARTA. Lo schiaffo della Commissione Europea a Ministero dell'Ambiente e ARTA, si esprimono così quelli del forum e Nuovo Senso Civico nel commentare la risposta che l'Unione Europea ha dato a un'interrogazione del Movimento 5 Stelle sulla procedura di valutazione ambientale strategica, la VAS, a cui deve essere sottoposto il Piano Nazionale degli Inceneritori che prevede un impianto anche in Abruzzo. Banca di Teramo, rosso di 9,8 milioni, domenica l'ultima assemblea con l'incorporazione nella BCC di Castiglione, le condizioni per i soci. E poi sulla pagina di Pescara, l'omicidio stradale, ubriaco uccide ciclista e fugge, è stato arrestato. La vittima aveva 47 anni, è stata travolta lungo la circonvallazione tra lo svincolo di Pescara Colli e la galleria San Giovanni. La vittima abbandonato sull'asfalto anche dall'amico che era con lui. Da poco è stato introdotto l'omicidio stradale e questo in effetti è il primo caso che viene registrato. Allora sentiamo i fatti. È stato rinvenuto cadavere la notte scorsa intorno alle 2 dai sanitari del 118 dopo essere stato investito da un pirata della strada in stato di ebbrezza che poi ha proseguito la sua corsa lungo la circonvallazione pescarese, prima della galleria San Giovanni nella zona di Pescara Colli. La vittima è un cittadino romeno di 47 anni, Ion Vlad. L'uomo in sella alla sua bicicletta è stato preso in pieno dall'auto che procedeva in direzione sud-nord, probabilmente a velocità spedita. È stato un automobilista di passaggio a vedere
mettere il corpo a terra e allertare gli agenti della polizia stradale, coordinati dal vice questore aggiunto Silvia Conti, che stanno ora ricostruendo l'accaduto. La salma del 47enne è stata invece trasferita all'obitorio dell'ospedale di Pescara, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore dovrebbe essere conferito l'incarico per l'autopsia. Subito dopo, grazie anche ad alcune testimonianze, è stato rintracciato l'investitore che dopo l'impatto mortale non si era fermato, fuggendo via. Si tratta di un italiano di 41 anni nato a Napoli e residente a Pescara, per cui si è proceduto all'arresto con l'accusa di omicidio stradale in base alla nuova normativa. L'uomo, che avrebbe anche cercato di sbarazzarsi dell'auto e sottoposto per legge agli accertamenti sanitari, è risultato positivo all'alcol test. Il PM che coordina le indagini è Gennaro Varone. Ancora cronaca, gli promette un lavoro e lo rapina. Giovane arrestato dopo aver aggredito e derubato in Piazza Italia un pakistano. E poi sorpreso con 4.000 foto di bimbi nudi, manette per un 45enne nella casa che divide con la mamma, aveva immagini pedopornografiche raccapriccianti. I 100 migranti in arrivo in città, niente più profughi all'hotel Holiday. Rescisso il contratto con la cooperativa Polis, il titolare dell'albergo, ospitarli tutta l'estate significava andare in perdita. Solidarietà e aiuti economici, la gente è vicina ai precari di Attiva in piazza Sacro Cuore. Di taglio basso, Pescara, pallanuoto in arrivo, nuovi soci, la società salda i debiti e riporta gli iscritti al pallanuoto dove oggi alla femminile si gioca la Serie A. La vendita fantasma, spariti i beni della palestra messa all'asta, valgono 58.000 euro. L'appuntamento è fissato tra 15 giorni nell'edificio di Viale Pindaro, ma da ieri c'è un supermercato. E nel negozio spunta l'area per gli studenti. Al posto di Pescara Fitness arriva il Simpli con una zona per pranzi a basso costo e prodotti tipici in mostra. Di taglio basso, area di risulta il restyling con parco e 1.950 posti. Il sindaco annuncia l'avvio della progettazione da 43 milioni di euro da realizzare nel 2027. E poi Maiella e Morroni in crisi, debiti, licenziati 59 dipendenti, il liquidatore dell'azienda speciale annuncia dal 1 luglio stop all'attività, senza assistenza anziani e disabili in 16 comuni. I lavoratori aspettano ancora 7 stipendi arretrati e rischiano di non essere riassunti in futuro. Una corsa contro il tempo per affidare i servizi sociali a una cooperativa, ma l'appalto è in ritardo. E poi il primo motoraduno forestali motorbikers, divertimento e solidarietà. 4 maxi schermi per urlare Forza Pescara, raduni per la partita in Piazza Salotto, Viale Pepe, al Porto Turistico e all'Arca. Gli stabilimenti puntano su un menù bianco-azzurri in Via Battisti, maxi foto dei calciatori. Almeno 4 i maxi schermi raduni con porchetta, arrosticini davanti al televisore, stabilimenti balneari in versione mini stadi, il centro della città con le gigantografie dei giocatori. Pescara aspetta la partita dell'anno e in città si respira un clima da finale mondiale. Alle 20.30 inizierà il ritorno playoff tra Trapani e Pescara dopo l'andata finita 2-0 per i biancoazzurri. Primo punto d'incontro sarà quello di Piazza Sarotto. Per il sì del Pescara c'è voluta una richiesta del comune e l'intermediazione del prefetto Francesco Provolo. Ovviamente seguiremo anche noi la diretta con anche i collegamenti da Piazza Salotto, dall'aeroporto, il ritorno, insomma seguiremo tutta la nottata. E allora ci colleghiamo adesso con il nostro esperto meteo Giovanni De Palma, buongiorno. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Stavamo parlando ovviamente della serata che attende tutti i tifosi del Pescara. Sì. E tu dove la guarderai? Ma a casa, come solitamente accade a casa, io resto sempre, quando vedo la partita devo stare nel mio ambiente, perché guai chi c'è, non voglio sentire confusione, insomma. Quindi poi probabilmente, se tutto andrà per il verso giusto, e ce lo auguriamo, si vedrà, ma comunque sempre sono, diciamo, un tradizionalista, sempre a casa le partite del Pescara. No Giovanni, la domanda ovviamente è inerente anche alle previsioni. Sì. Meteo, perché la festa sarà in piazza, i maxi schermi saranno in piazza, e allora si era parlato della possibilità di pioggia, è confermato oppure no?
Sì, Francesca, purtroppo sì, perché l'Italia è interessata dall'arrivo di un impulso di aria fredda proveniente dall'Europa centrale che in queste ultime ore sta interessando le regioni settentrionali e si sta già spostando su Toscana, Umbria e Marche, dove si sono formati dei temporali anche di una certa consistenza. Nelle prossime ore assisteremo a un'ulteriore intensificazione della nuvolosità sulla nostra regione con dei fenomeni già nel corso della mattinata, tarda mattinata e nel pomeriggio, quindi ci aspettiamo formazioni temporalesche anche sulla nostra regione, inizialmente sul settore occidentale e sulle zone montuose, ma con il passare delle ore, quindi il peggioramento si estenderà anche sul versante orientale, dove i fenomeni potrebbero essere anche di forte intensità. Però ecco, c'è una, chiamiamola una buona notizia, anche se non è possibile prevedere il tempo nel dettaglio in un contesto di marcata instabilità, però insomma, volendo essere più precisi, ci proviamo, diciamo che in serata sembra possibile un'attenuazione dei fenomeni, quindi proprio in prossimità, ecco, visto che si parlava di calcio di questa partita, proprio in prossimità dell'orario d'inizio della partita dovrebbe esserci comunque un'attenuazione in serata dei fenomeni, più probabile sulla fascia costiera, però sarà una, diciamo, un'attenuazione temporanea in quanto l'instabilità continuerà a manifestarsi anche in nottata e nella mattinata di venerdì, quando avremo ancora un cielo chiuso sulla nostra regione caratterizzato dalla diffusa copertura nuvolosa con dei rovesci e anche dei temporali che poi lasceranno spazio però entro sera a delle schiarite a partire dal settore occidentale, ma si tratterà di una situazione temporanea perché già sabato avremo i primi segnali di un nuovo cambiamento del tempo, Francesca, perché si avvicina una perturbazione atlantica che nella giornata di domenica scivolerà dalla Francia verso le regioni centro-settentrionali, quindi il tempo tornerà ancora a peggiorare, torneranno i temporali sulla nostra regione a partire dal settore occidentale, dalle zone montuose, in estensione nella seconda parte della giornata di domenica sul settore orientale lungo la fascia costiera, quindi il tempo che non guarisce, non torna l'alta pressione, anche se probabilmente dalla metà della prossima settimana le regioni centro-meridionali dovranno fare i conti con la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che potrebbe portare il gran caldo anche sulla nostra regione. Questa è un'ipotesi da valutare e confermare nel corso dei prossimi giorni, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org, eccolo qua, e ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Questo è il sito ufficiale di Abruzzo Meteo, troverete tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore e segnaliamo sempre sulla destra, quelle che vedete sono le quattro telecamere sulle quattro province abruzzesi che monitorano in tempo reale la situazione su tutta la regione. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, troverete tutto quello che è presente sul sito, quindi bollettini aggiornati nel corso delle ore per averlo sempre a portata di smartphone, troverete i bollettini, tutta la situazione e le variazioni. Suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni, perché qua troverete qualche curiosità in più. La foto scattata alle prime luci dell'alba, dove registra costantemente i gradi, ricordiamo viene scattata da Monte Silvano, per capire un po' l'avvio di giornata. E poi troverete non solo quello che è presente sulla pagina ufficiale, quindi i bollettini, ma anche gli strumenti di rilevazione meteo utilizzati per gli appassionati di meteo, per chi vuole saperne di più, e anche quelle che sono le segnalazioni degli utenti, e cioè foto e video postati sulla sua bacheca per segnalare particolari situazioni, così da mettere al corrente da un lato l'esperto meteo e dall'altro anche tutti gli utenti che sono connessi alla sua pagina, quindi noi la suggeriamo per muoversi sempre in sicurezza. Giovanni, allora, noi ti facciamo l'invito, ovviamente la postazione di TV6 si troverà a Piazza Salotto per tutta la serata, quindi se insomma dovessi uscire di casa, non diciamo niente in questi casi, però insomma verrai a trovarci. Sicuramente vi verrò a trovare, cioè, speriamo adesso che il Pescara faccia la sua partita perché ha tutte le carte in regola per poter uscire indenne dal campo di Trapani. Quindi nel caso, Francesca, non con tutti i debiti scongiuri, insomma, vediamo un pochettino. Sì, grazie per l'invito, grazie. Una buona giornata a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo.
Leggiamo ancora su quelle che sono le iniziative della città per questa serata, che insomma c'è grande attesa per il Pescara. Guardate qua, gli sconti nei negozi per ringraziare i giocatori e le società. Una giornata biancazzurri tra sconti nei negozi e spettacoli. Questa è l'iniziativa di Confcommercio del Comune in programma sabato in concomitanza con la 3 giorni dell'Ironman. In più, come abbiamo detto, ci saranno i maxi schermi posizionati in varie zone della città, dove ovviamente la punta di diamante si troverà proprio in Piazza Salotto. Continuiamo, andiamo sulla pagina di Montesilvano, c'è un'intervista a Cordoma, si è chiusa una pagina amara e ora si può ripartire. L'ex sindaco ha chiuso la parentesi giudiziaria e si sfoga. Mi sono sentito abbandonato anche dal centrodestra. E poi sempre su Montesilvano, l'interrogazione del consigliere D'Ignazio. L'estate è qui, ma il posto fisso di polizia si fa attendere. La frana la passeggiata di Via Togliatti, chiuso un tratto del marciapiedi, Cozzi dichiara precauzione inevitabile ma serve un programma di lavori. Le nozze arcobaleno, a Spoltore piovono le prime richieste. Da domenica la legge sulle unioni civili è in vigore, 2 coppie gay di donne e uomini sono pronte per il sì. A Città Sant'Angelo, lì per il villaggio della Coca-Cola, e poi a Colle Corvino, moto contro auto, 2 feriti in ospedale. Spoltore, scuola Alighieri, a settembre l'ultimazione dei lavori. A Pianella è guerra nel Partito Democratico sull'espulsione dei 3 transfughi. Istituto comprensivo di Montesilvano, la festa dello sport con 400 bambini, pallavolo e calcio a 5 al campo Mastrangelo con gli alunni della Silone. A Francavilla la più votata, buttare figlia d'arte che studia da sindaco, successo sudato, è dura far politica quando sei mamma. Primo impegno, rifare le strade. A Manopello De Luca torna in sella dopo 10 anni e apre alle candidate sconfitte. Tocco da Casauri, il sindaco Rosso torna in sella dopo 5 anni. Rizziero Zaccagnini ha consumato la rivincita politica in paese, ha battuto il suo avversario di sempre, Luciano Lattanzio, con uno scarto di soli 4 voti. E poi a Penne il giovane Camplesi lizza come vice sindaco, ma tra i papabili ci sono anche Petrucci e Ferrante. Si parla anche del caso Brioni, che approda in regione, sempre a Penne, interrogazione di pettinari del Movimento 5 Stelle ad Alfonso sulla crisi dell'area Vestina. Torre dei Passeri, il comune cerca sponsor per le iniziative dell'estate. Facciamo una piccola pausa e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ora apriamo la pagina su Chieti, una tragedia sul lavoro, autista muore schiacciato dal trattore. Torino di Sangro durante una manovra non ha visto il muretto di sotto che ha fatto capovolgere il mezzo agricolo, questo è Rocco De Grandis, 72 anni. Di spalla allo schianto con l'ape il 91enne di Casoli, non ce l'ha fatta, Nicola Travaglini di 91 anni. Di taglio basso, sul Chieti Calcio l'ombra del fallimento. Creditore presenta istanza, ma una cordata di imprenditori vuole salvare squadra e società. Morto un re se ne fa un altro, ma se il re è un marchio di Chieti bisogna procedere con molta cautela. Ne va del buon nome e del prestigio della città. Nelle ultime ore si stanno sviluppando 2 situazioni. Viaggiano su binari paralleli, una è positiva, l'altra un po' meno. L'obiettivo però è uno solo, salvare l'immagine e il futuro della squadra nero-verde. Restiamo sulle pagine dedicate a Chieti perché ieri c'è stata una denuncia portata avanti dal Partito Democratico. Si parla dell'area di Madonna delle Piane. Guardate qua. Quest'area malsana ci fa ammalare tutti. Madonna delle Piane la denuncia dopo mesi di cattivo odore. Marzoli, paladino della protesta. Una manifestazione, una denuncia portata avanti dai residenti, dai cittadini che da molto tempo lamentavano odore insopportabile dentro le case, nell'aria, 2 volte al giorno. E allora la richiesta è quella di analisi da parte dell'ART e di capire soprattutto la provenienza. Noi ci eravamo, ascoltiamo. Odore acre insopportabile al punto di causare bruciori alla gola e alle narici. E questa ormai è l'abitudine alla quale sono sottoposti i residenti di Madonna delle Piane a Chieti Scalo, che chiedono di conoscere la causa di un odore che 2 volte al giorno finisce dentro le proprie case causando difficoltà respiratorie e disagi.
tutti sfiati. Quando passo mi chiudo il naso e la bocca. Non tutti i giorni, però la mattina e la pomeriggio guardo niente. Io penso che l'inquinamento ambientale deriva da una cattiva gestione amministrativa, una cattiva gestione della politica. Si parla di plastica, di che si parla? Di plastica si parla quando c'è l'odore un po' più vasto, viene dalla zona della parte del mare. Ma questa zona qui invece si parla proprio di plastica, di qualcosa chimica, qualcosa che penso che sia qualche additivo che insomma. A raccogliere la denuncia il Partito Democratico, che dopo un'interrogazione comunale chiede un monitoraggio specifico dell'area per conoscere la composizione di quell'odore e soprattutto la pericolosità. Questo è il primo risultato positivo che abbiamo ottenuto con questa interrogazione. Avere maggiori dati, e il monitoraggio verrà fatto da una centralina sicuramente davanti alla scuola di Madonna delle Piane. Questo però non basta, perché noi vogliamo informare i cittadini sui risultati di questi dati e con i dati alla mano vogliamo sapere anche da dove vengono quei cattivi odori. Deve essere fatto un monitoraggio di tutte le industrie che operano nella zona, tutte quelle industrie che hanno richiesto le autorizzazioni per le emissioni nell'aria, e vedere se quelle emissioni sono regolari per legge, in modo che gli imprenditori possano lavorare serenamente senza preoccupazioni, ma soprattutto che le famiglie residenti possano vivere in quest'area senza preoccupazioni, perché più passa il tempo e più c'è disinformazione o non informazione, più giustamente le persone sono preoccupate. Noi saremo loro vicini per informarle quotidianamente su quello che riusciremo a scoprire. Ora parliamo di cronaca, perché proprio ieri e proprio a quest'ora a Silvi si svolgeva un agguato. Guardate qua, alle 7.40 agguato a Silvi, colpi da una moto, gli sparano addosso e resta illeso il proiettile, ma anche il direttore della motorizzazione di Chieti, e si indaga sul suo lavoro. Uno scooter rubato a Pescara si è affiancato all'auto. Presutti, un uomo con il casco integrale, ha fatto fuoco con la pistola, la pallottola si è conficcata nella carrozzeria. Il testimone che ha parlato ha detto: ho visto il killer che sbandava, i vicini di Presutti costernati. Questa è una zona tranquilla, non ci sono più i problemi di prostituzione di alcuni anni fa, ma adesso abbiamo paura. E poi a Chieti c'è la reazione nel posto di lavoro, imposto il silenzio agli impiegati. Da 3 anni dirige gli uffici teatini, ma è vietato rilasciare commenti. E allora, come detto, si è svolto ieri mattina, si è svolto proprio a Silvi, proprio qua, a poca distanza dalla nostra redazione, noi ci eravamo, vediamo. Agguato questa mattina dopo le 7.30 in via Piave a Silvi Marina, a 2 passi dalla SS16, dove un giovane a bordo di uno scooter si è affiancato all'auto del direttore della motorizzazione provinciale di Chieti, Nino Mario Presutti, esplodendo un colpo di pistola verso il lato del guidatore. Fortunatamente il proiettile si è conficcato contro la carrozzeria della vettura, mandando in frantumi il vetro. Il malvivente è poi scappato in direzione della strada nazionale adriatica, facendo perdere le sue tracce. Presutti, fortunatamente illeso ma in stato di shock, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che sono arrivati dopo qualche istante dalla vicina caserma. Nino Mario Presutti, 57 anni, vive a Silvi ma è originario dell'Aquilano. Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Giulianova e della locale stazione. Gli inquirenti hanno già ascoltato Presutti e nelle prossime ore ascolteranno eventuali testimoni. Il movente potrebbe riguardare questioni di lavoro o personali. Il riserbo è massimo. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo. Ora invece passiamo sulle pagine del Messaggero. In apertura si parlava del falso cieco che taglia l'erba e gira in trattore. L'Aquila, i carabinieri smascherano un presunto grande invalido di guerra, restituisca 300.000 euro di pensioni. E poi finale playoff, tifosi in fibrillazione, la città è mobilitata. Trapani Pescara, notte da guerrieri per l'ultimo scatto verso la Serie A. Ricostruire il Novecento con gli archivi delle sezioni del Partito Comunista Italiano. E anche qua la cronaca: Silvi Marina, colpo di pistola contro l'auto del direttore della motorizzazione di Chieti. Il caso: la regione cerca uno sponsor per avere nuove auto di servizio. E poi playout Serie B, Lanciano a picco a Salerno, retrocede in Lega Pro. In apertura, AAA cercansi sponsor per auto di servizio in cambio di pubblicità. Il cambio merce nella delibera di giunta di un paio di settimane fa. Servono mezzi per gli uffici di presidenza. Nella dotazione attuale ci sono ben 134 vetture. Dopo le offerte una commissione dovrà decidere. E poi il progetto: rileggere il Novecento con gli archivi PC.
La governance tua all'azienda unica di trasporto abruzzese è Dezio, Guido Dezio, l'ultima nomina nel CDA. Ad Alfonso va riconosciuto che degli amici non si è mai dimenticato la chiosa dei consiglieri di Forza Italia Mauro Febbo e Emilio Iampieri, e a margine dell'ultima nomina fatta dal presidente della regione nel consiglio d'amministrazione di Tua, la società unica di trasporto, che da ieri ha un suo quinto componente nella figura di Guido Dezio, già potente dirigente al comune di Pescara da quando D'Alfonso ne era sindaco. Un solo super ospedale Cialente andrà dalla Lorenzin sulle cronache di L'Aquila. E poi a Pescara falcia un ciclista e fugge, è stato arrestato. Primo caso di omicidio stradale a Pescara, in manette Giorgio Luongo, 41 anni, risultato positivo all'alcol test. Vittima dell'incidente avvenuto nella notte sulla tangenziale, un romeno, il corpo senza vita notato da altri automobilisti. Orari, isola pedonale, i residenti contestano le regole della Movida. Il comitato di Via Battisti, siamo sempre su Pescara, boccia le scelte del comune. Poca mezz'ora di anticipo sulle chiusure. Palazzi e negozi nell'area di risulta. Lo studio svelato dal comune prevede una quota di edilizia residenziale e commerciale per finanziare l'operazione. Via il grattacielo, l'edificabilità concentrata nei margini nord e sud, due parcheggi silos e uno interrato nel terminal bus. Eccolo qua quello che è stato presentato dal comune di Pescara come progetto, un'ipotesi. Ieri c'è stata una lunga conferenza stampa al comune di Pescara dove è stata messa in campo una nuova iniziativa, quella di disegnare la nuova area di risulta considerata un grande vuoto urbano dal sindaco Alessandrini, facendo e coinvolgendo anche i cittadini. Sono stati aperti delle candidature ai progetti e intanto ha spiegato qual è la vocazione di quell'area e quello che il comune chiede nella progettazione. Vediamo. Colmare il grande vuoto urbano rappresentato dagli 11 ettari dell'area di risulta di Pescara. Con questa prerogativa il sindaco Alessandrini apre ufficialmente le candidature per i progetti più adatti a riqualificare un'area considerata snodo regionale di flussi turistici e logistici. L'area di risulta è una eredità generazionale per Pescara e da oltre 30 anni questo vuoto urbano, 11 ettari nel cuore della nostra città, è in attesa di una sistemazione. Ci sono delle funzioni che lì si sono sviluppate e che restano irrinunciabili, i parcheggi, lo snodo per la viabilità, lì transitano, no? Le autolinee regionali, extraregionali e non solo. E tutto questo dovrà rimanere, ma in una chiaramente veste futura, contemporanea, adeguata, con un numero di parcheggi pari all'esistente, ma con modulo interrato per garantire la prospettiva che della stazione Valmar e moduli a silos, avendo come priorità quello di realizzarli secondo le cosiddette modalità bosco verticale. Ci vorrà poi il più grande parco pubblico possibile e il parco pubblico ha bisogno di essere sicuro. Una modesta quota di edilizia commerciale per consentire il sorgere lì, certamente non di supermercati ma di bar, ristoranti, atelier, gallerie, per fare in modo che la gente vada nel parco e lo riempia di vita. 12 milioni di euro quelli messi a disposizione nel masterplan per finanziare l'opera che secondo previsioni non arriverà prima del 2027. Al momento è espunto il plesso culturale perché non vi sono le risorse per realizzarlo, ma in un'ottica modulare si potrà pensare di farlo nel futuro prossimo. Il nostro obiettivo è quello di rendere manifesto il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni, di avviare un percorso di ascolto con la cittadinanza e i progetti, suggerimenti, le idee che dovessero venire fuori, finanziariamente compatibili, saranno elaborate da una commissione di saggi che provvederà a fornire le indicazioni venute fuori dal dibattito all'amministrazione affinché si possa decidere in piena consapevolezza partecipativa. Ora apriamo la pagina di L'Aquila, falso cieco alla guida del trattore. Un 75enne di Montereale, filmato a sua insaputa mentre lavora in campagna o passeggia nel centro dell'Aquila. L'uomo, che risulta essere grande invalido di guerra, è accusato dalla procura di truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine ha preso le mosse da un CDA anonimo. L'anziano è titolare di una pensione di 2.000 euro al mese. Pedinato per mesi dai carabinieri, camminava con passo sicuro sul selciato disconnesso. È un simulatore il verdetto del perito. La visita medica del dottor Mario Nubile ha evidenziato differenze tra il deficit dichiarato e l'autonomia dimostrata dall'indagato.
Terremoto e truffe, una condanna, l'inchiesta, lavori fantasma nei rendiconti, 8 mesi a un progettista e a giudizio il costruttore. 4.000 foto shock di minori, arrestato un pedofilo aquilano. L'indagine della procura del capoluogo è stata condotta dalla polizia postale. Non sono esclusi ulteriori sviluppi. L'ipotesi in piedi è che ci sia stata condivisione di file sul web tra utenti, il precedente analogo di Roseto. Avezzano, Sulmona, comitato gestione al Teatro dei Marzi. Il sindaco di Pangrazio dà l'annuncio ufficiale e lancia la struttura ritenuta tra le più capaci d'Abruzzo. Il nuovo organismo camminerà senza influenza della politica, bacchettate anche all'opposizione. L'attore marzicano Lino Guanciale tra i protagonisti dell'iniziativa del culturale. Droga. Chiesti 9 arresti per i cherubini. Spaccio nella Marsica, le richieste del PM Roberto Savelli in udienza. Di taglio basso su Sulmona, Casini e Di Masci litigano a distanza. Qua si parla sempre ovviamente di politica ed elezioni. Chieti, il sogno del carcere modello per integrazione e lavoro. Un progetto pilota metterà insieme i sex offender con gli altri detenuti. Nella casa di Vasto i 3/4 degli internati sono senza attività. Polizia penitenziaria, la festa per i 199 anni, la direttrice Ruggero sui femminicidi, vogliamo restituire uomini migliori. Aria sequestrata, rifiuti a fuoco, deposito a Santa Filomena, ieri mostrate le nuove tecniche di... Il deposito di Santa Filomena, un incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri all'interno del deposito di rifiuti Ecoadriatica SRL. L'area da anni sotto sequestro su disposizione della Procura di Pescara si trova all'angolo tra via Madonna della Vittoria e viale Abruzzo in zona Santa Filomena, a poche centinaia di metri dallo stadio Angelini. L'amministrazione della società risulta essere Roberto Bellia. E poi anche qui la denuncia del Partito Democratico, puzza Madonna delle Piane, ecco le centraline mobili. Rifiuti porta a porta in tutta la città. Da ieri via i cassonetti dalle strade, l'investimento totale sfiora i 2,8 milioni di euro. Non mancano le polemiche. In centro arrivano 8 ecobox a servizio di utenze domestiche e commercianti. Ed ecco tutte le novità introdotte. Il presidente di Ecolan, Massimo Ranieri, i primi giorni sono i più difficoltosi. Ad Ortona la spiaggia della Ritorna a rischio cementificazione. E poi a Tornareccio all'apicoltura Finocchio il Sophie Award di New York. Muore travolto dal trattore, la vittima è un pensionato, sulle cronache di Torino di Sangro, l'incidente agricolo su un terreno vicino alla statale. Rocco De Grandis aveva 71 anni, oggi si svolgeranno i funerali. Teramo, dichiarare subito il dissesto finanziario. Gian Guido D'Alberto, capogruppo del PD, non possiamo scaricare il deficit sulle spalle dei nostri figli. La situazione economica del comune è molto critica, secondo l'opposizione. E poi la polemica, il carcere di Castrogno, grave carenza di personale per la sicurezza. Questa è festa e polemica in occasione del 199esimo anniversario della Polizia Penitenziaria al carcere di Castrogno. Corso San Giorgio, i commercianti dicono i lavori lenti, il riferimento è all'opera di restyling tuttora in corso. Bollette dell'acqua triplicate, Ruzzo sotto accusa. Cittadini furibondi negli uffici dell'ente, i costi sono triplicati. Monta la protesta negli uffici della Ruzzo, reti per via delle bollette dell'acqua pesanti. La Di Forlini dice le nuove norme impongono la cauzione, non dipende solo da noi. E poi anche qui sulla cronaca di Silvi sparano al direttore della motorizzazione. Colpo di pistola per Mario Presutti, dirigente a Chieti, che resta illeso a bordo della sua autovettura. Secondo le prime testimonianze si tratterebbe di un ragazzo, la vittima ha dichiarato di non aver ricevuto minacce. Si tratterebbe di un pesante avvertimento che ha spaventato il dirigente nato a Rocca Casale. Il ballottaggio Roseto, Sottanelli, brava Rosaria, aspettiamo. La Ciancaglione, non vogliamo disperdere la coalizione. Pavone si affida all'ironia sui social. Andiamo ora invece sulle pagine del quotidiano La Città, dove in apertura avevamo visto che anche qui c'era il pezzo di cronaca proprio sull'attentato avvenuto ieri mattina a Silvi, che davvero ha sconvolto una comunità, soprattutto perché ci sono indagini in corso e insomma
un'area che normalmente è considerata davvero tranquilla. Allora, andiamo invece ad aprire la pagina dello sport proprio sul centro. Ovviamente l'abbiamo detto, oggi l'attenzione è tutta puntata sul Pescara, Trapani-Pescara alle 8.30, la notte della Serie A titola il centro. Oddo, Pescara all'attacco per entrare nella storia, il tecnico col dubbio, Bruno Pasquato, dobbiamo completare l'opera. La finale playoff si riparte dal 2-0 dell'andata e biancoazzurri promossi anche in caso di sconfitta di misura a Trapani. E poi bandiere e sciarpe al collo è il viaggio della speranza. In mattinata la partenza dei due charter, saranno 404 i tifosi al provinciale. In caso di promozione sarà aperto lo stadio per accogliere il ritorno della squadra, esattamente come era successo anche ai tempi di Zeman. E poi ci sono anche le dichiarazioni di Cosmi, perché lo sappiamo, dall'altra parte sarà seduto lui, ex allenatore del Pescara. Si parlava insomma di tensioni anche per questo ritorno. Voglio andare in A con il Trapani a giocarsi la Serie A, sarà proprio il Trapani e il Pescara in questa occasione. E poi il tecnico col dubbio Petkovic, ma suona la carica. Saranno decisivi gli episodi come l'espulsione di Scozzarella all'andata. Il pubblico non decide le partite, ma può incidere se la squadra ha un buon atteggiamento. E poi televisioni e radio, sarà una notte biancazzurra, l'abbiamo annunciato. Saremo in diretta a seguire la partita, per noi saranno in trasferta Paolo Renzetti, poi ci saranno anche le interviste di Enrico Rocchi, noi saremo con una postazione fissa a Piazza Salotto, un'altra sarà all'aeroporto proprio per l'attesa del ritorno, sarà una lunga notte, insomma la seguiremo tutta per offrire uno spettacolo con tutti i punti di vista possibili. Ci sono anche quelle che sono le dichiarazioni che vengono per questa serata. Camplone dice il Pescara deve stare attento ai calci da fermo. L'ex tecnico del Bari dice i biancoazzurri sono più forti, meritano di mettere la ciliegina su una stagione strepitosa. E poi D'Aversa parla di Amar Corda, ecco come si vince a Trapani. Era il capitano del Lanciano che nel 2012 espugnò lo stadio provinciale conquistando la Serie B. Apriamo la pagina dello sport anche nel quotidiano Il Messaggero, sempre per parlare di Pescara. Allora, ieri c'è stata ovviamente la conferenza stampa del tecnico Oddo, ovviamente dichiarazioni che in qualche modo ci si attendeva sullo stato d'animo proprio di quest'ultima partita che deciderà le sorti del Pescara e della Serie A, insomma, dove c'è grandissima attesa. E allora sentiamo quelle che sono proprio le dichiarazioni di Massimo Oddo. È una partita di calcio importante perché ci giochiamo, entrambe le squadre giochiamo la Serie A e noi faremo quello che siamo abituati a fare, proveremo ad andare a vincere. La gestione la faccio tramite l'attacco, quello sappiamo fare e noi siamo nati per quello. Poi ci sono dei momenti della partita in cui ovviamente dovrei soffrire, ma questo è normale, fa parte del calcio, però l'idea è quella. Poi davanti c'è sempre una squadra che, se farà valere la sua forza, magari a volte ci schiaccerà o ci metterà dietro, non ci consentirà di fare quello che vorremmo fare, ma questo fa parte del calcio. Però la nostra idea è quella di andare a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto, senza fare calcoli. Mi aspetto un ambiente bello, un ambiente in una città che tra l'altro porta le mie origini. Ho letto tante cose sui giornali e sinceramente per me è anche un'offesa, perché essendo originario di lì conosco, anche se non benissimo perché non ci ho vissuto, ma conosco il pubblico, la gente di Trapani, e è un posto civilissimo, non come si fa passare, anzi. Sarà una bella partita, una partita a cui i tifosi del Trapani ci tengono come ci tengono i tifosi del Pescara, quindi, ma nulla di più. Ma è così importante sapere cosa ci si dice a fine partita o vi interessa di più andare in Serie A? E allora pensiamo alla Serie A, finita qua, basta. Non fanno la notizia, sai qual è la notizia? Pescara in Serie A, questa è la notizia. La pressione è su entrambe le squadre, l'una che deve rimontare e l'altra che non deve farsi rimontare. Quindi la pressione penso che sia la stessa, e in una partita che vale la Serie A. Qualche fallo di troppo e ci sta, un po' di nervosismo in più, quindi alla fine questo tipo di partite le vincono anche le squadre che sono più tranquille sotto questo punto di vista. Perché inevitabilmente se tu sei più tranquillo, sei più lucido e non commetti errori
che possono costare caro. La mia più grande scommessa è portare il Pescara in Serie A, quella è la mia grande scommessa, poi quello che succederà vedremo. E allora le parole di Otto, il nervosismo di questi casi. Vediamo il Messaggero, titola: Pescara forza, la ti aspetta. Dopo la vittoria 2-0 nella gara di andata a Trapani, 90 minuti che valgono la promozione. Una partita da giocare senza troppi calcoli, con l'obiettivo di segnare, chiudere i conti. E Massimo Oddo dice: ci manca solo un passo per l'impresa, ma quali tensioni? Sarà solo una gara molto importante, dobbiamo giocare, come sappiamo, e provare a fare gol, ma la tensione, insomma, ha detto che si sente. La città sarà davanti alla TV, come abbiamo letto, solo 404 saranno i tifosi che con il charter raggiungeranno lo stadio provinciale di Trapani, per cui il resto dei tifosi si troverà proprio a seguirla in TV, e saranno due maxi schermi sistemati in piazza Salotto e in via Pepe, proprio vicino allo stadio Adriatico, per consentire a migliaia di persone di seguire la partita. Sky Village al Midas, il calcio domina in locali e stabilimenti, ma la scaramanzia impone di non parlare di festeggiamenti. E poi le dichiarazioni dell'allenatore del Trapani, Cosmi, dice che sarà solo una partita di calcio e noi dovremo essere bravi a ribaltarla. Il Pescara può stare tranquillo, questa è da sempre una città civile, perché qui si era parlato di tensione con i tifosi per l'arrivo, insomma, dei tifosi del Pescara, ed ecco che Cosmi ha smentito la tensione. E poi Bruno in pole a centrocampo, ma a chance anche Pasquato. Il bagno di folla all'aeroporto in nottata nel caso in cui la Padula in co dovessero farcela, e noi saremo anche in postazione proprio all'aeroporto di Pescara per seguire tutto il ritorno della squadra. Si parla anche di Lanciano, perché per il Lanciano è un addio alla Serie B. Mesto addio, arriva la sconfitta anche nel ritorno, 1-0 dalla Salernitana. I play-out finiscono male per il Lanciano, perché? Perché c'è la retrocessione dopo 4 anni tra i cadetti, causata dai problemi economici della società. Ma Raiulo, il tecnico, ha dichiarato: tutto rovinato all'andata, spero che i Maio restino ancora per poter ripartire. Vediamo la stessa notizia anche dalle pagine del centro, perché è proprio ieri sera è arrivata la sconfitta. Retrocessione, l'ultima resa del Lanciano. Dopo 4 anni è in Lega Pro. Squadra svuotata, la Salernitana si salva ma esce tra i fischi della Rechi. L'1-0 è stato quello che ha segnato ovviamente la retrocessione, gara condizionata dall'1-4 dell'andata e decisa da una rete del centravanti Granata Massimo Coda. Non c'è stato nemmeno un accenno di reazione da parte dei frentani dopo la disfatta del Biondi. E poi le responsabilità sono da ascrivere alla società, che ha collezionato 4 punti decisivi di penalizzazione, e qui si torna a parlare della penalizzazione che è arrivata dal Tribunale federale. Maraiulo guarda avanti, dice: si può ripartire con i giovani. Il tecnico rossonero: c'è grossa amarezza, ma i ragazzi hanno dato il massimo, questa società ha dato tanto per il Lanciano e spero faccia ancora calcio. E allora, l'abbiamo detto ieri sera, davvero c'è stata la sconfitta con la Salernitana, e abbiamo raccolto le dichiarazioni del tecnico Maraiulo proprio a caldo, ascoltiamo. Abbiamo chiesto ai ragazzi di quantomeno di cambiare atteggiamento. È pur vero che dopo quella partita la Salernitana ha giocato sul velluto e poteva gestire la partita a suo piacimento. Noi avremmo dovuto fare un primo tempo spettacolare nella speranza di sbloccare il risultato e magari avere qualche speranza in più. È successo tra l'altro il contrario, perché su una palla inattiva è passata in vantaggio la Salernitana. Non c'è stata partita, ma devo assolutamente lodare ancora i miei ragazzi, perché nonostante tutto non sono usciti dal campo, hanno giocato fino all'ultimo momento spendendo tutte le energie che avevano. Purtroppo, ribadisco, la salvezza è stato difficile con questa partita. Quanto è amaro retrocedere in questo modo? Io, quando si retrocede, l'amarezza è sempre uguale. È vero, e questa cosa ce la stiamo portando un po' da un po' di tempo. Abbiamo fatto di tutto per cercare comunque di andare avanti lo stesso e cercare di salvarci al di là dei punti di penalizzazione. Niente, questo non è avvenuto, dobbiamo prenderne atto con immenso dispiacere e con l'augurio che a Lanciano si continui a fare calcio in una certa maniera. Mi auguro che la società rimanga
perché in questi anni ha dimostrato di fare veramente tanto tanto per Lanciano e credo che ancora si possa fare tanto. Con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci, ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece l'appuntamento con la rassegna stampa e Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.